Hey, io sono Nels. Sono il cantante di una band che si chiama Rovere e sono membro del team di Space Valley, un talk show spara laser su YouTube. Nel tempo libero sono un nerd tendente alla pigrizia, ma insieme a voi provo anche a fare cose. E loro sono Tonne e Cesare e a volte appaiono. Buona visione! Oggi si suona. Si suona dopo tantissimo tempo a Bologna. Cioè già da prima della pandemia noi abbiamo fatto tipo un concerto, quindi comunque è una bomba il fatto che suoniamo. Abbiamo poi fatto mesi fa e poi siamo a Bologna, sold out, all'Arena Puccini. Wow. Fa sempre strano ancora pensare di suonare. Va bene che il pubblico sarà seduto ed è una cosa che, lo ammetto, mi spaventa molto. Poi dopo vediamo come va, mi fa proprio un po' paura, perché comunque i nostri concerti tendiamo a far saltare la gente, a caricarli così. Il fatto che siano seduti mi spaventa, anche perché ho visto un po' di concerti seduti ultimamente ed è strano, cioè non è una cosa che mi piace. Però sicuramente sono contento del fatto che suoniamo nella nostra città, quindi alla fine tutto è secondario e tutto passa e sarà fighissimo. Un altro dubbietto che ho, ma vediamo un po', è che la situazione meteo è questa e il palco non è coperto, quindi se piove non possiamo suonare perché si rompono gli strumenti, essendo tutto elettrico, quindi al momento questo è il cielo. Il che fa ben sperare, ma comunque le previsioni danno pioggia nel pomeriggio, quindi è un problema per il soundcheck, o addirittura la sera, è un problema per il concerto. So che non dipende da noi perché è una roba atmosferica, però comunque mi dispiacerebbe se ci fossero dei problemi anche piccoli, perché so che c'è gente che addirittura ha preso l'aereo dalla Puglia per venire a vederci oggi in concerto a Bologna. Devo decisamente tagliarmi i capelli, ma vabbè, non lo riesco a fare oggi, ma oggi devo decisamente farmi la barba. Mi sono lasciato un po' andare. Altra cosa che mi preoccupa è il fatto che ho la caghetta, ma facciamo finta di non avere paura di cagarci sul palco. Rock and roll, baby! Ne approfitto, voglio una volta per tutte risolvermi questo dubbio. Grazie a voi nei commenti, fatemi sapere. Rock and roll è così o così? E sì, devo anche sistemare casa. Mentre mi preparavo, guardate che è arrivato. Bella! È arrivato non solo perché non ha mai visto un nostro live ed era curioso, ma anche perché mi aiuterà un pochino a filmare, vero? Non me l'hai detto questo. E mi ha portato anche un regalo per il compleanno. Sono sudato marcio, sono appena uscito dalla doccia, sono già sudato un po' per l'ansia, un po' per la fretta. Mi ha regalato, che avevo addocchiato perché l'ho visto da Nicolas, lo volevo di brutto, questo cofanetto, questa collection di Mac Miller che unisce Swimming con Circles e fa Swimming in Circles. Dentro ci sono tutti e due i dischi, è un po' forse come avrebbe voluto Mac, diciamo. Grazie mille, Ricky, ti voglio bene. Ma poi lo andrò non del tatuaggio? No. Comunque poi quando lo apro ve lo faccio vedere perché dentro è fighissimo, appunto. L'ho visto da Nicolas, è pieno tipo di foto e artwork veramente belle. Guardate, guardate, guardate. Perché sto suonando così tanto? Cosa sta succedendo? Che palle. Porca paletta, ragazzi, non è per niente rosea qui la situazione. Per niente. Adesso anche il brutto tempo mi sta facendo aumentare ancora di più l'ansia, che già era tanta perché appunto non suoniamo da tanto. Siamo qui a casa. Non lo so, è un'emozione particolare. In più si aggiunge il fatto che ho paura che piova tutto. È tardino, dobbiamo andare, c'è il soundcheck. Prima di noi suona anche Chiamami Faro. Dobbiamo fare delle cose, andiamo. Dobbiamo fare delle cose. Provo a tappare. Allora, quello lì è il Locomotive, dove abbiamo già suonato qualche volta. E qui c'è l'Arena Puccini, che solitamente è un cinema, ma adesso è adibito a spazio concerti. Però non ci ho né mai visto nessuno, né ci ho mai suonato, tantomeno, quindi sono curioso. Ma ciao! Come state, bellezze? Ma è caso dell'unico momento in cui facevi finta di lavorare. Esatto. Abbiamo riso per due ore. La televisione è così, è finta alla fine. Ciao. Ciao Eddie. Ciao. Questo è il palco e questa è la platea. Nice, siamo sold out stasera poi. Queste qui dietro sono tutte le telecerate che servono da lanciare sul palco nel caso durante il soundcheck iniziasse a spiovigginare. Si prendono e si copre tutto. E abbiamo il primo fan nel pubblico. Poi arriveranno anche tutti gli altri, ma intanto già ce n'è uno. Con chi parli? Oh! Cosa è successo? Cosa si è dimenticato? Ieri sera gli ho prestato una felpa che si chiamava Pietro. Ciaone. C'è una bella vista. Già. Parlavo di te, parlavo di te. Parlavo di te. Bella Frank. Com'è che siete arrivati voi? Inizia a piovere. Siamo sfiga. Piove veramente poco, due gocce, però per sicurezza abbiamo coperto tutto in modo che non scoppi. Hai portato qualche chitarra, Pietro? Porca vacca. Ma davvero? Mi sembra esagerato per suonare le nostre canzoni, sinceramente. Il nostro momento preferito di tutto il soundcheck. La batteria. Ricominciamo con lo stupido Clark Kent in elettrico. Calcio militare, TDB, Freddo Cane, Peter Pan. Finito Peter Pan, io farò un assolo molto conciso. È arrivata la cena. Indovinate qual è la mia? Pasta in bianco. Punto a non cagarmi addosso. Buon appetito. È arrivata la Kiki, tour manager del tour del 2019.
dolcini. Stiamo per salire, microfono alla mano, dovrebbero quasi finire i chiami faro. Lascio quindi la telecamera, passo il testimone al buon Riccardo. Ciao. Ciao, come si spegne questa cosa? Si cacherà addosso? Sì o no? Lo scopriremo solo vivendo. Mi caco addosso, mi caco addosso, mi caco addosso. Ho messo apposta i pantaloni marroni per nel caso mi cagassi addosso. Ok, perfetto. Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Divertiamoci. Metti qui! Che non è stata la prima che è uscita, ma è stata la prima su cui abbiamo lavorato tutti insieme, che ci ha fatto dire ok. È una roba abbastanza improvvisata, nel senso che non l'abbiamo mai fatto. Chi è venuto ad altri nostri concerti saprà che non suoniamo mai nulla in acustico. Sai, non c'era neanche un momento di puro silenzio e conforto, ma che ne sai tu del silenzio? Nell'ansia di cambiare saremo sempre uguali. Io e te. Ho voglia di atterrare su un'isola deserta, pure sotto un'onda dove l'aria non mi serva. Al basso! Siete pronti? Wow! Sul naso non sapevo che fuori fosse agnato. Ce ne dobbiamo. Oh no! Cosa migliore, direttamente dalla Puglia, un sacchetto pieno di taralli a qualsiasi cosa, pasticciotti leccesi fatti in pasticceria. Ha detto che vuole chiudere. Chiudiamo lui il blog. Video. Allora, è stata una serata bellissima. Avevamo tantissima sete di verità e questa verità questa sera è arrivata. A noi sicuramente, spero anche a voi, è stata una bellissima serata. Tonno, qui ci metti una chiusura. Buonanotte a tutti.